Chuck si gira. Ciao a tutti e benvenuti su Beat in Beat. Io sono Luca. E io sono Ammon, come sempre in ogni video. Non rimaniamo che cambiamo, sempre noi. Ormai siamo noi. E oggi andiamo a vedere un po' una cosa diversa dal solito. Infatti, 2 giorni fa c'è stata la conferenza Apple in cui sono stati Unleashed. In cui sono stati presentati alcune novità. È durata all'incirca un'ora e noi cercheremo di conquistare, snocciolare, schiacciare tutto questo video. Ok, partirà il timer. 15 minuti. Sì. Facciamo 15 minuti per spiegarvi un'ora di conferenza Apple. Squeeze. Sì, taglia. Un attimo, prima di iniziare, voce al nostro sponsor. TenoShare 4DDG, soluzione all-in-one per il recupero dei dati in caso di eliminazione, formattazione, perdita di partizioni e dispositivi esterni corrotti. Con questo programma puoi recuperare qualsiasi tipo di file, compresi diversi formati di foto, video, audio, documenti e email. Si tratta di un software completamente tradotto in italiano e disponibile per Windows e macOS con politica di rimborso 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Per maggiori dettagli trovate il link in descrizione. Iniziamo subito a parlare del primo argomento, ossia audio, l'audio. Ci sono le nuove AirPods di Terra. E lì già devi vederlo, il tipo fa, Luca non l'ha visto, no? Lui si è letto giusto perché lui non ha un'ora da buttare, invece aveva un'ora da buttare, l'ho visto. Dai che scorre il tempo. Bellissima comunque questo che ha detto. Rivoluzione. La rivoluzione, la scoperta del fuoco qua. Audio spaziale. Sì, nel senso ti manda nello spazio. Esatto. Praticamente hanno preso le AirPods Pro e le hanno fatte versione patacca per i pezzenti che non si possono permettere le Pro. Per i poveracci. Perché quindi poveracci, quelli che vanno in giro con 200 euro da buttare in giro. No, sono quelli poveracci di Apple. Ecco, se hai 200 euro da buttare, adesso tieni, ti hanno fatto la versione Pro. Perché questo? Perché hanno messo il Force Sensor che avevano le Pro, hanno migliorato la resistenza al sudore e all'acqua che avevano le Pro. Insomma, hanno preso le Pro e le hanno fatte basic. Così dicono, vabbè, pezzente, non puoi permetterti le Pro, beccati queste da 200 euro. Ce ne facciamo niente di 200 euro, diciamo per la carta igienica che abbiamo in bagno. Puoi sentire il Dolby Atmos però su queste, Attenzione. Cioè, voi pagate magari 10 euro per andare al cinema a vedere i film in Dolby Atmos, quando prendendo un paio di cuffie lo potete fare da casa. Importante, ultimo ma non ultimo, autonomia di 6 ore con una singola carica. Ti durano 6 ore quelle cuffie lì con una sola carica. Le mie 5 costavano 30 euro. E il caricatore si carica col MagSafe magneticamente, l'ho appoggiato sulla scrivania Swag e swaggate tutto. Sì, infatti le scrivanie del futuro saranno un unico caricatore gigante. Secondo me appoggi il telefono, appoggi le cuffie, appoggi la tastiera, appoggi il mouse. Ti viene il cancro alle mani così te Ma rimanendo in ambito audio, ovviamente le cose più pompose le hanno lasciate dopo che ci arriviamo. Però hanno pensato anche ai veri fan di Apple, che pure la musica deve essere Apple. Sì, in tutta la casa. Esatto, quindi cosa hanno fatto? Hanno presentato 2 cose. Apple Music adesso avrà un piano Siri dedicato, che con soltanto 5 euro al mese potrete dire: Siri, riproducimi la playlist per camminare. E ti parte una playlist scelta scrupolosamente dagli addetti Apple, che se ti sta bene te l'ascolti, se non ti sta bene non sei un vero Apple-aro. E non solo, in onore di questo nuovo abbonamento hanno addirittura presentato 3 nuovi colori delle HomePod mini. Pazzesco, geniali, come hanno fatto a non pensarci, incredibile, nuovi colori. Ogni tanto Apple esce con questa roba dei colori. Facciamo i colori come se fosse i colori hanno rivoluzionato, no? Perché è stata presentata, tipo, hanno fatto una musichetta tutta con queste cose dei colori che uscivano. Sì. Cioè, come se i colori cambiano la vita. Finiamo le pagliacciate, adesso basta, abbiamo finito con le cavolate di presentazione. Andiamo al sodo veramente succulento, ossia i nuovi processori M1 Pro e M1 Max. E qui, secondo me, sì, c'è stato un bel salto di qualità, perché effettivamente è la nuova tecnologia. E io aspettavo. Apple. Al tempo, quando c'erano i rumor, si parlava di M1X, invece hanno deciso di fare Pro e Max. Abbiamo il processore M1, M1 Pro e M1 Max, e alla fine sono stati presentati come un'unica famiglia, e a seconda di quanti soldi avete da investire hai detto bene, potete o meno avere più o meno potenza. Diciamo che l'M1 è pensato per un uso più base pezzente, chi ha pochi soldi da buttare, che comunque ha giusto 1500 euro così, esatto, da buttare via. Però è comunque un pezzente funzionante, cioè sì, no, l'M1 è comunque un buon processore già di suo. Però hanno appunto rilasciato
rilasciato questi nuovi processori, annunciato, non è che li hanno rilasciato che lo compri. No, 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 puoi comprarlo, tra una settimana ce l'hai, puoi già comprarlo. No, il MacBook, non il processore. È dentro. Capito, noi stiamo parlando, non siamo ancora arrivati al MacBook, non spoilerare. Stiamo parlando di processori. Scusate. Hanno annunciato solo i processori. No, no. Scusate. Tornando ai processori, che non sono in vendita singolarmente, quindi non potete montarli sul vostro computer, l'M1 Pro e anche l'M1 Max, entrambi avranno una CPU da 10 core. Al contrario di? 8 core dell'M1 base. Mentre la differenza sostanziale tra i due processori è nella GPU. Qua si vola. Si parla di M1 Pro a 16 core contro sempre 8 dell'M1 e addirittura per il Max 32 core di GPU. Incredibile, che cavolo vuol dire tutta sta roba? Dici che cavolo è? Ok, più core, sarà più potenza, va bene. Esatto. Sì, il concetto infatti, è quanta potenza ha in confronto alla 3080? Quanto è? Allora fate conto che è tanto. Noi con il MacBook Air M1 lavoriamo tranquillamente dei file 4K B-RAW. Avere tutta quella potenza vuol dire davvero poter gestire file 8K fluentemente, lavorazioni, problemi. Si parla di video editing. Sì, a detta loro, se non sbaglio, con l'M1 Max puoi gestire tipo 7 flussi 8K contemporaneamente, una roba del genere. A voglia. A voglia. Diciamo che comunque questi processori sono dedicati a un pubblico professionale. Se voi non fate determinati lavori, non avete bisogno di determinata potenza, è inutile. Il MacBook Pro lo vedo pensato specificatamente per editing video piuttosto che grafica 3D, cose così, perché a tutti gli effetti o fai delle cose di calcolo particolari, altrimenti se non fosse per quello penso che davvero l'M1 già basterebbe in molti casi. Questi nuovi processori con queste nuove potenze portano anche altre cose in più, ossia l'M1 Pro adesso arriva a un 32 giga di RAM rispetto all'M1 base che erano 16 giga massimi, mentre l'M1 Max arriva fino a 64 giga di RAM. L'M1 Pro ha la larghezza di banda della memoria di 200 GB al secondo, mentre l'M1 Max ha 400 GB di banda. E giusto per farvi un paragone, la RAM veloce di un computer normale arriva a 35, boh, esagerando, overclockando, 40 GB. Queste qua, la versione M1 Pro base arriva a 200 GB. E l'M1 Max 400, cioè ha una RAM che neanche fa in tempo a pensare che è già fatto. Inoltre, un'altra cosa che a me tangeva un po' personalmente, la cosa che mi dispiaceva a livello future proof, è il fatto che adesso non si è più limitati ad avere il supporto solo a un monitor esterno, ma ci sarà anche il supporto a due monitor esterni per quanto riguarda Pro. L'M1 Pro, esatto, e tre monitor XDR, quelli Apple Super Power, più una televisione, attenzione, per l'M1 Max, perché non sono quattro schermi. Cioè, allora, supporta quattro schermi normali esterni, però se sono tre schermi che hanno risoluzioni alte, con bit elevati, eccetera, ne supporta tre di quelli, e comunque un 4K liscio, bello pulito. Senza dover comprare delle docking station aggiuntive. Sì, esatto. Perché i nuovi computer hanno tutte le connettività integrate. Ma non siamo arrivati, stiamo ancora parlando dei processori. Cioè, io ti sto dicendo che stiamo spoilerando, hai già spoilerato tre volte i MacBook. E perché abbiamo parlato dei processori adesso? Perché ci dove li infilano questi processori? I nuovi MacBook. Oh! Fino ad ora i MacBook Pro che c'erano fino alla generazione scorsa erano ancora Intel, tranne la versione 13 pollici che è uscita insieme al MacBook Air l'anno scorso, questo periodo, a novembre, con l'M1. Hanno inserito la versione ora 14 pollici e 16 pollici. Hanno rivisto un attimo la tastiera. Esatto. Ci togliendo sono tante il touch bar. Tanto che amato inserito, odiato, che qualcuno piaceva altri. Perché dicono che i professionisti amano. Certo, tocchicciare, usano i tasti. Non è che schiacciare. Amano tocchicciare. Però se ti serve il tasto F. Ce li avevi. Sì, dovevi star lì a cambiare. Non devi andare lì a stare attento dove schiacci. Non lo senti con. Se vuoi regolare il volume, robe varie. La touch bar lì è stata una boiata. Come un'altra boiata che hanno sistemato, ossia il caricatore, che avevano uno dei caricatori più intelligenti al mondo, che l'hanno deciso di togliere, ma hanno capito e sono tornati indietro. Infatti è tornato il MagSafe. Per chi non lo sapesse, è un caricatore che si attacca magneticamente, che nel caso strappo si stacca e si collega. Comodissimo. Infatti sì, è una cosa che aspettavano in tanti. Inoltre ci sono altri ritorni al passato, come l'attacco HDMI che era sparito e anche lo slot per l'SD
Insomma, a sinistra ci sarà MagSafe, due porte Thunderbolt 4 e jack cuffie. A destra ci sarà HDMI, USB Thunderbolt 4 e SD. Bravo. Adesso che l'SD non lo usa più nessuno. No, dai, ancora. I fotografi lo useranno sempre. Sì, 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 no, è vero. Ma andiamo un po' più nel dettaglio. Parliamo anche un po' dello schermo, che è stato un attimo rivisto questo giro. Ed è anche qua arrivato quello che speravo tanto: gli schermi mini LED. Una cosa che bisogna vedere effettivamente quanto sarà ben implementata è il fatidico notch. Hanno fatto tutta questa cosa fatta bene, poi saltano fuori col notch e uno dice: ma si droga. Vabbè, hanno dato semplicemente più spazio. Infatti, oltre al notch, hanno ridotto lo spazio del bordo, quindi ingrandendo lo schermo, e hanno pensato di salvare spazio parando sulla barra. Se c'era qualcuno che poteva fare una cosa del genere era Apple, perché loro hanno la barra sopra, che è uno spazio effettivamente che non serve quello. Non è una scelta stupida, vedremo cosa ne penserà l'utenza nei prossimi mesi. Detto questo, ci avrà una luminosità di 1000 nit statici, fino a un picco di 1600 nit. La densità è 254 ppi, che vuol dire pixel per inch. Essendo tecnologia mini LED, nello schermo ci saranno 10.000 mini LED, un contrasto di 1 milione a 1. E vabbè, loro dicono un miliardo di colori, vabbè, è semplicemente un pannello 10 bit. Hanno implementato questo ProMotion a 120 Hz, che sarebbe una modifica della frequenza dello schermo dinamica. I dubbi che a me sono venuti è: perché non puoi mettere 120 Hz fissi? Perché secondo me non sono reali quei 120 Hz, perché puoi mettere fissi 60 Hz, 48 Hz, quelli per far combaciare anche i video che stai riproducendo, quello è intelligentissimo. Però ecco, ho qualche mio dubbio di questi 120 Hz reali o meno. Vorrei capire e vedere meglio con mano come saranno implementati questo ProMotion qua, come funziona effettivamente. Tornando al camera notch, hanno messo la camera FaceTime 1080 di risoluzione. Finalmente. Ha delle prestazioni low light raddoppiate rispetto alla camera precedente. Infine, anche qua c'è il Dolby Atmos. Ovvio. Perché... cioè, ormai questo Dolby Atmos è la base. Sì, cioè, lo trovi nelle patatine il Dolby Atmos. Tiri fuori. Ti senti avvolto appena apri il pacchetto. A parte questo, hanno fatto un sistema di 6 casse, sono 4 woofer e 2 tweeter, che hanno creato più spazio. Sono riusciti a rendere tutto molto più immersivo. Con sto famoso audio spaziale. Anche la capacità dei MacBook, che arriva fino a 8 tera. Puoi 8 scegliere, tera. Esatto, puoi scegliere fino a 8 tera di capacità di spazio di archiviazione ad una velocità di 7,4 GB al secondo. Però. Sì, non è. Però. Non fa schifo, diciamo. No. Diciamo che non è male. La cosa è che è tutto condensato in un computer così piccolo, tutta quella potenza. Portatile, 14 e 16 pollici. Allora, prezzi. Andiamo a vedere già i prezzi. Beh, sì, c'è da dire. Prezzi, allora, da dire. C'è da dire che c'è per i pezzenti sempre, perché comunque pensano: sei un professionista, che sei un pezzente, pensiamo anche a te. Quindi ti facciamo pagare il MacBook Pro 14 pollici, che parte da 2349 euro. Perché costa così poco? Perché in realtà c'ha l'M1 Pro castrato. Perché non è l'M1 Pro normale, ma è un M1 Pro che ha 8 core di GPU invece che 10. Okay. E 14 core della GPU. Per cui perdi due core, ti dicono: ok, vuoi risparmiare? Allora noi ti diamo i processori difettosi. Per cui tieni qua. Per chi non lo sa, anche le versioni più deboli dei processori normalmente sono processori che di fabbrica magari hanno dei core difettosi, quindi li disattivano, ma comunque invece di buttarli li rivendono. Probabilmente anche questo lo fa Apple. Quello da 16 pollici invece parte dall'M1 Pro normale, ossia 10 core CPU e 16 GPU, e ti viene a costare 2849 euro. Per cui avete capito, prezzi sono quelli che sono, però effettivamente secondo me per tanti professionisti sarà un'ottima scelta, un'ottima direzione da prendere, perché appunto tutto condensato in quello spazio è davvero un game changer. Sì, anche con, cioè, comunque si sa che la qualità Apple è, per quanto se ne dica, è buona. Questi schermi qua sono buoni, sono validi. Detto questo, bisogna aspettare i test con schede grafiche. Io voglio vedere quello, cioè test a confronto con le RTX 3080 e cose così, perché lì dici: ok, l'RTX 3080 Ti mi costa 2000 euro, con il MacBook Pro me lo compro a 2500 euro, ma c'ho il MacBook Pro e non ho solo una scheda grafica. E lì dici: ok, forse Apple sta giocando una partita intelligente, non troppo stupida. Chi lo sa, lo scopriremo. Lo scopriremo. Gli M1 sicuramente
hanno cambiato un po' tutto quello che era il mercato di Apple. Hanno rivoluzionato il mercato dell'informatica in generale. Si sono comunque anche abbassati ai comuni mortali come prezzi, perché rapporto qualità-prezzo, quello che ti dà l'M1, comunque prima di averlo su un portatile devi spendere, non dico la stessa cifra, però siamo lì. Penso che col fatto che abbiano abbandonato Intel, questo gli ha permesso di fare tutto in casa, abbandonando tutte le licenze che dovevano pagare, perché probabilmente poi pagavano Intel, volevano guadagnarci anche su quei processori, quindi insomma i prezzi salivano un po' troppo, o meglio magari rimanevano gli stessi per avere comunque una qualità un po' inferiore rispetto ad adesso. Adesso invece stanno offrendo veramente tantissima potenza. Mi dispiace un po' per il non supporto alla eGPU, che va bene, è potentissimo questo, ma se io vado a spendere adesso 4.000 euro per un MacBook Pro, voglio che mi dura 10 anni. Se voglio metterci una GPU esterna, perché tra 10 anni ci avrò una GPU che 400 euro è più potente di quella interna, dico, perché non farlo? Esatto, ma si sa che Apple non è per il future proof. Forse per Apple ogni anno prendi butti. Bene, per questo video era tutto, speriamo vi sia piaciuto. Fatti bravi, iscrivetevi. Se vi è piaciuto... Iscrivetevi se vi è piaciuto. Esatto. Mettete un mi piace. Mi piace, campanella, commentate, condividete. Alla prossima. Iscrivetevi.